Cari amici, continuiamo il discorso che abbiamo iniziato nelle ultime due lezioni in merito all'intersezione di una retta con una circonferenza. Avevamo visto che se noi prendiamo una retta e la facciamo passare vicino ad una circonferenza, ci sono diverse possibilità di incontrare questa circonferenza. Vale a dire che se noi abbiamo una retta con un certo coefficiente angolare, se la facciamo scorrere in questo senso arriveremo a un punto in cui la retta sarà tangente alla circonferenza. Poi se noi procediamo sempre in maniera parallela alla retta precedente, quindi sempre con lo stesso angolo teta, ecco che noi avremo una retta che interseca la nostra circonferenza, ad esempio nei punti P ed R. Se proseguiamo ancora possiamo avere la stessa retta con la stessa angolazione teta, però passante per il centro e quindi determina due punti sulla circonferenza diametralmente opposti alla stessa distanza rispetto al centro della circonferenza. Se proseguiamo ancora avremo altre rette secanti la circonferenza fino ad arrivare nella posizione estrema a quella di partenza in cui avevamo il punto di tangenza in questa situazione, avremo successivamente un altro punto di tangenza in quest'altro caso. Quindi se noi appunto scorriamo questa retta mantenendo sempre la stessa angolazione, avremo sempre una equazione di una retta che ha lo stesso coefficiente angolare, però avrà il valore diverso della retta intercetta sull'asse delle y, perché chiaramente se sposto questa retta in maniera parallela andrò a incontrare l'asse delle y in punti diversi. Ecco, abbiamo visto che ci sono dei casi abbastanza semplici secondo cui è possibile calcolare i punti di intersezione di una retta su di una circonferenza con un metodo prettamente trigonometrico. Infatti, quando avevamo visto che la retta era tangente alla circonferenza, era abbastanza facile dal punto di vista trigonometrico trovare questo punto, ma anche il punto diametralmente opposto, quindi i due punti di tangenza della retta alla circonferenza. Poi abbiamo anche visto che cosa succede quando si ha una retta che passa esattamente per il centro della circonferenza. Qui abbiamo visto già nella scorsa lezione il metodo trigonometrico e il metodo anche analitico, e avevamo già visto che il metodo analitico era relativamente semplice da applicare anche in questo caso. Al tempo stesso abbiamo anche visto che il metodo trigonometrico era altrettanto semplice proprio perché la circonferenza veniva tagliata in due punti diametralmente opposti. Infine, nella scorsa lezione abbiamo visto il caso in cui una retta passa all'interno della circonferenza, quindi non è né tangente e né esattamente al centro della circonferenza, quindi quella che viene chiamata comunemente retta secante. E per prima cosa noi abbiamo cercato di impostare il metodo trigonometrico e avevamo già visto che le cose non erano così semplici come potevano apparire nel caso della retta tangente o della retta passante per il centro, perché bisognava introdurre delle equazioni parametriche. Allora, adesso riprendiamo il discorso proprio da quel punto. Noi avevamo visto alla fine della precedente lezione che avevamo individuato delle equazioni parametriche che ci permettono di risolvere dal punto di vista trigonometrico questa retta secante sulla circonferenza. Allora, facciamo il caso concreto dando gli stessi elementi che abbiamo visto negli esempi precedenti. Cioè, immaginiamo appunto di avere una circonferenza avente un raggio uguale a 3 unità, una xc, quindi una coordinata x del centro del cerchio, quindi del centro della circonferenza, uguale a 6, la yc della circonferenza sarà uguale a 4 e la q uguale a 2. Ecco, questo disegno è rappresentato perfettamente in scala, per cui non ci sono da fare delle considerazioni ulteriori. In più abbiamo visto che il coefficiente angolare della retta era stato stabilito in 0,5, quindi vuol dire che a questo coefficiente di 0,5 corrisponde un angolo di 26 gradi 33 primi 54,18 secondi.
Quindi è proprio questo angolo che parte dalla y uguale a 2 con questo angolo di 26 gradi 33 che va a incontrare la circonferenza nei punti P ed R. Nella precedente lezione ci eravamo fermati alla dimostrazione delle equazioni parametriche perché avevamo visto che centravano nelle equazioni che venivano fuori da semplici considerazioni trigonometriche delle equazioni contenenti dei seni e dei coseni e quindi non erano facilmente risolvibili. Per cui siamo arrivati alla conclusione che per poter risolvere quella equazione dovevamo utilizzare queste equazioni di tipo parametrico, cioè che si impone ad esempio un valore di t uguale alla tangente di gamma mezzi, dove con gamma si intende questo angolo qui che parte dal punto P e va al centro della circonferenza. Il seno di gamma era rappresentato come un 2t diviso 1 più t quadro e il coseno di gamma come 1 meno t quadro diviso 1 più t quadro. Pertanto se noi andiamo a fare delle semplici considerazioni di trigonometria piana su questo triangolo vediamo che la distanza PH, che rappresenta il cateto di questo triangolo PHC, si può rappresentare come R cos gamma, mentre il cateto CH lo possiamo rappresentare come R sen gamma. Per cui la X di P in questo caso sarebbe uguale alla x di c meno r cos gamma, cioè meno ph, perché questa è la xc, questo è il ph, quindi x di c meno questo tratto otteniamo proprio la x di p. Mentre la yp è uguale alla y di c, quindi vuol dire questa altezza qua, meno r sen gamma, cioè meno r per il seno di questo angolo gamma. Però se noi andiamo a scrivere la seconda equazione, quindi la yp che è uguale alla y di c meno r sen gamma e scriviamo una equazione analoga che rappresenta l'equazione della retta che passa per un punto P avente un coefficiente angolare m e una intercetta sull'asse delle y uguale a q, ecco che noi possiamo scrivere queste due equazioni, cioè che yp uguale a yc meno r sen gamma come abbiamo visto in questo caso, e la yp è anche uguale, qui si vede meglio, è anche uguale alla mx di p più q. Ma se noi andiamo a eguagliare queste due equazioni, che cosa otteniamo? Otteniamo yc meno r sen gamma che è uguale alla seconda equazione, cioè m, dove alla xp sostituiamo la xc meno r cos gamma e la mettiamo tra parentesi. In più ci dobbiamo sommare il valore di Q. A questo punto se noi andiamo a prendere le equazioni parametriche definite prima, quindi dimostrate nella lezione precedente di il sen gamma e del coseno di gamma, che cosa otteniamo? Che yc si riscrive tale quale meno R sen gamma, dove sen gamma questa volta è 2t fratto 1 più t al quadrato, sarà uguale a m che moltiplica x di c meno r coseno di gamma, ma il coseno di gamma abbiamo detto che è 1 meno t quadro diviso 1 più t quadro, tutto chiuso tra parentesi, più ancora il valore di q. Se noi andiamo a moltiplicare la prima parte dell'equazione e la seconda parte dell'equazione per 1 più t quadro, il denominatore in questa equazione sparisce, quindi diventa un yc che moltiplica 1 più t quadro meno 2rt, perché qui moltiplicando per 1 più t quadro diventa praticamente un 2rt. Qui abbiamo un mx di c che moltiplica 1 più t quadro, perché abbiamo detto che dobbiamo moltiplicare ambo i membri per 1 più t quadro, meno mr per 1 più t quadro per 1 meno t quadro diviso 1 più t quadro diventa 1 meno t quadro, più q, anche questo bisogna moltiplicarlo per 1 più t quadro. Ecco, quindi abbiamo già questa equazione priva del denominatore, per cui se noi sviluppiamo ulteriormente i prodotti otteniamo che yc più yc t quadro meno 2rt
è uguale a mxc per 1 che fa mxc più mxc t al quadrato meno mr, che sarebbe questo mr per 1, più, perché c'è un meno e un meno, diventa un mrt al quadrato, più q, che moltiplica 1 da q, più q per t quadro, eccolo qua, più q per t quadro. Quindi adesso se noi andiamo a raccogliere tutti i coefficienti che sono pertinenti al t quadro, che sono yc meno mxc meno mr meno q, chiaramente portando le parti che sono secondo membro a primo membro cambiando di segno, ecco che otteniamo questa quantità che in parentesi moltiplicata per t al quadrato. Poi abbiamo il termine t che è da solo, che diventa un meno 2rt, dalle quali non si cambia, e poi raccogliendo tutti i termini noti che sono yc meno mxc più mr, che sarebbe questa parte portata dall'altra parte, meno q, perché il q sta di qui e lo portiamo primo membro e diventa un meno q. Tutta questa quantità è uguale a 0. Ecco, vedete che questa è nient'altro che un'equazione di secondo grado nell'incognita t, dove questi tra parentesi sono i coefficienti dei vari elementi t quadro, t e del termine noto. Se andiamo a sostituire gli elementi che vedete qui in questa equazione, vedete che yc è 4, m è 0,5, e la xc è 6, meno mr che è 0,5 per 3, meno q che è uguale a meno 2. Ecco, se facciamo tutta questa somma, noi otteniamo un certo valore che corrisponde a meno 2,5 t al quadrato. Poi qui abbiamo meno 2 per 3 che fa un 6t, con il segno meno, poi 4 meno 0,5 per 6 che fa 0,5 per 6 fa 3, 4 meno 3 fa 1, più 1 e mezzo fa 2 e mezzo, meno 2 fa 0,5, ed ecco che qui abbiamo proprio lo 0,5. Tutto questo uguale a 0. Quindi, come vedete, questa è proprio una classica equazione di secondo grado nell'incognita t. Per cui il valore di t, e quindi il valore dell'incognita, è uguale al valore meno b, si diceva, meno b che rappresenta il meno 6 che diventa un più 6, più o meno b al quadrato che sarebbe 6 al quadrato che fa 36, più 4 volte a per c, cioè 4 volte 2,5 per 0,5, però dato che ci deve essere il meno 4 volte a c, diventa un valore positivo, quindi più 4 volte per 2,5 per 0,5. E tutta questa quantità si deve dividere per 2 volte a, che sarebbe 2 volte meno 2,5, che fa appunto meno 5. Quindi diventa il t uguale a più 6 più o meno, dato che c'è una radice, va il segno più o meno, radice di 41, che è la somma di questi elementi, diviso meno 5, per cui otteniamo in un primo caso un t1 che è uguale a 6 meno la radice di 41 diviso meno 5 e fa appunto meno 2,4806. Mentre se facciamo il segno meno, cioè più 6 meno la radice di 41 diviso meno 5, otteniamo un più 0,0806. Questi sono i valori di t1 e di t2, cioè corrispondenti alle presumibili tangenti dei valori di gamma mezzi. Infatti, se io faccio l'arco tangente di t1, ottengo un gamma 1 mezzi, che mi dà un valore di meno 68 gradi,044, mentre il t2 mi darà come arco tangente il valore di gamma 2 mezzi, che corrisponde poi a più 4 gradi,6095. Per cui gamma 1 diventa poi il doppio di gamma 1 mezzi, quindi meno 2 volte per 68,044, che fa un meno 136 gradi,0889, mentre il gamma 2 sarà 2 volte questo 4,6, che mi dà un più 9 gradi,2190.
Per cui il pH abbiamo detto che è uguale al valore del raggio per il coseno dei gamma. Però qui vedete che noi abbiamo ottenuti per il punto P due valori di gamma, gamma 1 e gamma 2, ma uno, come vedete, è un valore grande e soprattutto è negativo, mentre questo gamma 2 è di 9 gradi e 2, che si intravede già dalla figura che è il valore che dobbiamo prendere in considerazione, perché questo angolo è relativamente piccolo. Per cui pH è uguale a R cos gamma, quindi il R per cos di gamma 2 in particolare, e diventa un 2,9612. Infatti vedete che qui ci portiamo proprio nel valore giusto, perché questo è un valore 3, quindi 2,9612. Mentre il CH, che rappresenta poi questa altezza qui, è un R per seno di gamma 2, cioè R per il seno di 9,2 gradi, che mi dà 10,48062. Quindi questa parte qui è soltanto 0,48. Per cui, se noi vogliamo sapere effettivamente la coordinata XP di questo punto, sarà uguale alla XC del centro del cerchio meno il valore di pH, quindi 6 meno 2,9 che abbiamo ottenuto poco fa mi dà un 30,0388. E vedete proprio che qui ci troviamo a 3 gradi,0388, mentre la YP, che è uguale alla YC, che è uguale a 4, meno la CH, che è 0,48, mi dà un 3,5194. Quindi vedete che qui abbiamo il 3 e il P si trova tra 3 e 4 ed è proprio 3,5194. Bene, tenete a mente questi elementi che abbiamo ottenuto adesso con il metodo trigonometrico per quanto riguarda l'intersezione della retta avente un angolo di circa 26 gradi e 33, perché questi valori li dovremo poi riottenere utilizzando il metodo analitico, che, come vedrete, è decisamente più semplice di questo trigonometrico. Quindi il metodo trigonometrico è più facile da usare quando abbiamo una retta che è tangente a una circonferenza oppure passa proprio per il centro della circonferenza, però quando è una retta secante bisogna fare tutti questi conti, quindi passare attraverso le equazioni parametriche per arrivare poi alle coordinate del punto P e del punto R. Adesso vediamo anche come è possibile calcolare le coordinate del punto R, perché per ora ci siamo limitati soltanto a ottenere il punto P. Allora, per il punto R dobbiamo dire che HK, che sarebbe questo cateto di questo triangolo HKR, è uguale ad R cos delta, dove questa volta il delta rappresenta questo angolo che più o meno sembra a 45 gradi, ma poi vedremo esattamente quanto vale. Mentre l'RK è uguale a R per il seno di delta. E la XR quindi sarà uguale alla XC più questa quantità KH o HK, che è uguale a R coseno di delta, e la YR sarà uguale alla YC più la R seno di delta più questo RK. Ma YR è anche uguale a MXR più Q, perché chiaramente se prima era una forma di questo genere, adesso che abbiamo questo altro punto R e invece di avere la XP abbiamo la XR, quindi diventa un MXR più Q, dove il Q rimane sempre lo stesso, perché questi punti qua stanno sulla stessa retta e vanno a intercedere sull'asse delle Y nel punto 2. Quindi se noi scriviamo la prima equazione, cioè che YC più R seno di delta, che sarebbe la YR, è uguale a quest'altra YR, perché vedete questa è uguale a questa come valore, ma cambiano gli elementi che ci sono a secondo membro. Quindi YC più R sen delta, prima equazione, che è uguale a MXR più Q, ecco che noi possiamo fare lo stesso giochetto di prima, però vediamo che la XR si può rappresentare come XC più R cos delta, e quindi qui compare poi
un R cos delta. Pertanto qua noi otteniamo che abbiamo la YC R volte il seno di delta, che è 2T fratto 1 più T quadro, perché avevamo visto che aveva assunto questo valore, uguale ad M XC più R coseno di delta, che è praticamente questo. Qui chiaramente noi avevamo chiamato gamma in un primo tempo, però in questo caso questo gamma ha un valore diverso da questo altro angolo e si chiama delta. Per cui noi otteniamo che questa prima parte dell'equazione uguale a M per XR, dove XR è uguale a XC più R coseno di delta, ma il coseno di delta si può rappresentare come 1 meno T2 diviso 1 più T2. Tutto chiuso più Q. Sviluppando tutto quanto e moltiplicando per 1 più T al quadrato entrambi i membri, va via il denominatore. Quindi diventa un YC che moltiplica 1 più T quadro più 2RT, perché qui sparisce essendoci a denominatore l'1 più T quadro, uguale a MXC che moltiplica 1 più T quadro più MR per 1 meno T quadro, perché 1 meno T quadro per 1 più T quadro diviso 1 più T quadro, tac tac, vanno via e rimane un 1 meno T quadro più Q che moltiplica ancora 1 più T quadro. A questo punto, semplificando e raccogliendo tutti gli elementi che contengono il T quadro, viene fuori un YC meno MXC più MR meno Q, perché abbiamo portato gli elementi del secondo membro con il valore T quadro a primo membro, e quindi cambiano anche i segni, più due volte RT, più ancora YC meno MXC meno MR meno Q, tutto tra parentesi, uguale a 0. Anche qui, portando a primo membro, cambiano i segni, perché qui c'è un Q negativo, mentre qui ci sarebbe un Q positivo. A questo punto sostituiamo i valori reali che noi abbiamo a disposizione. YC è uguale a 4 meno MXC, che mi dà un 0,5 per 6 che fa 3, più MR che sarebbe 0,5 per 3, che è anche il raggio del nostro cerchio, che dà un valore di 1,5, meno il valore di Q, che è uguale a 2, meno 2. Tutto quanto tra parentesi per T quadro, meno 2 volte R che fa 6 volte T, più YC che fa 4, meno MXC che fa 3, meno MR che fa meno 1,5, meno Q che fa un meno 2. Quindi viene questa cosa qui. Tutto quanto uguale a 0. Andiamo a fare i conti. La prima parte dell'equazione, quindi il coefficiente di t quadro, mi dà un più 0,5 t quadro. Il 2r mi dà un 6t. Il terzo elemento, che rappresenta il termine noto della nostra equazione, 4 meno 3 meno 1,5 meno 2, mi dà un valore di meno 2,5. Quindi questa è di nuovo un'altra equazione di secondo grado analoga a quella che abbiamo visto nel caso precedente, solo che in questo caso noi determinavamo poi le coordinate del punto P, mentre in questo caso determiniamo le coordinate del punto R. Pertanto il valore di T è uguale a meno B, che sarebbe meno 6, più o meno la radice di B al quadrato, che fa 36, 6 per 6 è 36, meno 4 volte AC, 4 volte per 0,5 per 2,5 con il segno più, e diventa un più 5, diviso 2 volte A, 2 volte 0,5 che fa 1. Pertanto qui abbiamo due soluzioni, T1 e T2 come nel caso precedente, una mi dà un valore di 0,4032 e un altro T2 che mi dà un valore di meno 12,4031, perché 6 più la radice di 41 diviso 1 mi dà un 0,4032, mentre 6 meno la radice di 41 mi dà un meno 12. Per cui se faccio l'arco tangente, io ottengo il valore di delta 1 e di delta 2 mezzi.
i quali corrispondono a 21,9556 e un'altra mi dà un valore di meno 85,3905, per cui il delta 1 sarà il doppio di questo, quindi 21 per 2 qui fa un 43,9111, mentre il delta 2 in questo caso mi dà il valore doppio di meno 85 che fa un meno 170,7810. Però, come vedete, anche in questo caso abbiamo due soluzioni che corrispondono ad un punto solo e noi dobbiamo prendere quella più attendibile ed è questa positiva di 43 gradi. Per cui noi possiamo ricavare direttamente il valore di XR facendo X di C più R coseno di delta 1, perché devo fare X di C più questo tratto che è R per il coseno di delta 1 come è stato indicato qua, che è appunto un valore di 44 gradi all'incirca e quindi mi dà un valore complessivo che di XR è uguale a 8,1612 e vedete che effettivamente la coordinata del punto R corrisponde proprio a 8,16 e qualcosa. Mentre la YR è uguale alla YC più R sen delta 1, quindi YC che abbiamo detto che è 4 più R che fa 3 per il seno di 43 e rotti, alla fine mi dà un valore di 6,0862 e vedete che proprio qui noi abbiamo il valore della coordinata Y di R che si attesta intorno ai 6,0862. Bene, con questo direi di chiudere la lezione. Nella prossima lezione vediamo di analizzare lo stesso esercizio, la stessa trattazione, però dal punto di vista prettamente analitico. E vi renderete conto che è decisamente più semplice arrivare a questi medesimi risultati, quindi teneteli a mente, ma ve li riscriverò anche nella prossima lezione, questi risultati che sono stati ottenuti con il metodo trigonometrico, e vedremo che il metodo analitico ci porterà agli stessi risultati, però in maniera decisamente più semplice. Quindi arrivederci a tutti, alla prossima lezione.